Assolutamente sì, abbiamo, diciamo, un dato numerico abbastanza allarmante, se così possiamo dire. Abbiamo avuto dal 15 giugno in poi 341 incendi su Roma e provincia. È chiaro che c'è una situazione sicuramente di grande allerta. L'amministrazione, insieme al servizio giardini, insomma, ha istituito una task force proprio per intervenire sulla mitigazione, ecco, di questi incendi. Interventi tempestivi, anche tramite il decreto prefettizio, insieme all'intervento dei vigili del fuoco, alla protezione civile, ai carabinieri forestali e anche e soprattutto alla protezione civile dei volontari, che svolgono ogni giorno un lavoro encomiabile. Ad oggi il servizio giardini ha messo in campo 11 uomini su Roma e 8 su Castel Fusano e diciamo abbiamo anche un monitoraggio attento proprio su Castel Fusano, dove tramite monitor possiamo monitorare dalle 7 di mattina fino alle 10 di sera, appunto, diciamo, la situazione della riserva naturale. Questo è questi interventi, appunto, e questo tipo di monitoraggio avviene dal lunedì alla domenica. Chiaramente si interviene anche di notte, per esempio questa notte torre spaccata durante l'incendio sono intervenute due autobotti del servizio giardini e anche al campo della Barbuda, insomma è stato sempre un altro intervento con due autobotti di 10.000 litri e un mezzo cingolato. Perciò diciamo interventi importanti da parte del servizio giardini, che con tutto, diciamo, che ha delle, lo sappiamo tutti quanti, delle risorse fisiche, riesce a intervenire tempestivamente e con grande risolutezza. Presidente, a parte, diciamo, che lo vediamo dalle cronache di tutti i giorni, l'Italia in generale, da nord a sud, in questi giorni è interessata da questo fenomeno che purtroppo, e sottolineiamo purtroppo per la stragrande maggioranza dei casi, è doloso. A proposito di quanto detto dalla prefettura in questi giorni e quindi anche il monitoraggio su quelle che sono le sterpaglie, probabilmente il motivo principale per poi questo propagarsi di incendi, cosa riesce a fare però l'amministrazione capitolina con le risorse che ha a disposizione? Sì, noi stiamo intervenendo prontamente anche sugli sfalci, per esempio nel Parco del Pineto sono state realizzate le linee tagliafuoco, perciò insomma che sono un intervento importante. Stiamo facendo, insomma, insieme al servizio giardino una programmazione giornaliera proprio dei parchi di Roma, insomma delle aree chiaramente verdi di Roma, che sappiamo con il grande caldo l'erba si secca con grande velocità, e appunto per questo il servizio giardini, insomma, sta operando per eseguire un attento sfalcio, insomma, nelle zone anche più a rischio.